Fiorillo è un giocatore che ha 4 anni di contratto a Pescara ancora, è il capitano del Pescara e credo che chiuderà la sua carriera a Pescara. Quindi togliamo di mezzo Fiorillo da ogni... Il mercato, ma non gli ho rinnovato il contratto così a lungo per buttarlo al primo che arriva, quindi il mercato sarà anche mercato, ma come noi abbiamo creduto in lui, lui ha creduto nel Pescara, quindi il binomio Pescara-Fiorillo va avanti tranquillamente. Per il resto Memusciai ha ancora 2 anni di contratto, quindi non credo che sia un problema. Galano l'abbiamo comprato l'anno scorso e quindi credo sia stato premiato ieri come miglior biancazzurro e quindi non vedo per quale motivo dovremmo toglierlo. Noi dobbiamo, come diceva Massimo, dobbiamo cercare insieme di costruire una squadra che possa fare bene, faccia divertire, però è chiaro che se non si vince poi la gente si diverte poco, per cui bisogna fare una squadra che possa ben figurare nel campionato di Serie B, che è un campionato duro. Oggi sento dire ma quest'anno il campionato di Serie B è più duro, era anche l'altro anno il campionato di Serie B più duro, ci sono sempre quelle 6, 7, 8 squadre che partono con i favori del pronostico, come c'era il Benevento l'anno scorso, come c'era il Frosinone, come quest'anno ci sarà il Monza, ci sarà il Brescia, ci sarà la Spal, però ci sono sempre stati. Per fortuna il campionato di Serie B poi riserva sempre grandi sorprese, perché a differenza della Serie A, che è un altro sport, la Serie B anche le squadre sulla carta meno blasonate possono competere e molte volte riescono anche a vincere, quindi noi dobbiamo cercare di fare una squadra funzionale a quelle che sono le idee del mister. Poi i nomi, se si chiamano Valdifiori piuttosto che Palmiero piuttosto che un altro, l'importante è che abbiano le caratteristiche per. È chiaro che se lui vuole giocare in un modo e noi prendiamo giocatori che giocano in un altro modo, allora forse andiamo in contrasto. Il mercato quest'anno dovete considerare una cosa, che questa è un'annata secondo me molto più difficile dell'anno precedente, nel senso che per ovvi motivi qualcuno piangeva nel momento in cui c'è stato il periodo del lockdown, il periodo della chiusura, ma il vero pianto ci sarà quest'anno, perché intanto se non ripartiamo con gli stadi aperti sarà un grande problema, soprattutto per le squadre piccole, cioè per le squadre di questa categoria, non c'hai gli spettatori, non c'hai sponsor da stadio, andranno proprio alla rovina e tu praticamente devi fare oggi, devi fare una squadra considerando una perdita secca pronti via di 3-4 milioni, quindi tutte le squadre di B avranno questo problema. È chiaro che nelle squadre di B oggi ci sono quelle 5 o 6 che per tanti motivi, perché hanno venduto giocatori importanti, perché stavano in Serie A, perché hanno proprietà, beate loro, molto più importanti della nostra, possono permettersi qualcosa in più.